progetto così significativo, cioè quello di avere una cittadella universitaria nella nostra città che possa, se ho capito bene, essere collocata in uno spazio molto circoscritto, diventa ovviamente una prospettiva talmente interessante che noi, che diciamo ovviamente per le funzioni che ci servono, ci date una mano, vi troviamo una collocazione, ma questo spazio è uno spazio che abbiamo. La ex caserma di Cocco diventerà una cittadella della cultura a disposizione degli studenti dell'Università Gabriele D'Annunzio, grazie all'accordo sottoscritto dal Comune di Pescara, dalla Regione Abruzzo, dall'Agenzia Nazionale del Demanio e dal Ministero della Difesa. È una spinta che io ho voluto dare forte all'amministrazione della difesa, perché da un lato edifici che a noi non servono più, è anche sbagliato tenerli dal punto di vista delle risorse che alla difesa devono servire per altro. Nello stesso tempo è fondamentale renderli disponibili alle comunità quando ci sono progetti interessanti come questo della Comune di Pescara, che sta immaginando di ampliare il proprio polo culturale. La firma avvia un iter destinato a cambiare il volto di Pescara Porta Nuova, iscrivendosi all'interno di un progetto più ampio che prevede il trasferimento da Viale Pindaro del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Nessuno naturalmente pensa di fare tutto questo ambaradan per consentire il gioco delle carte, che pure è una questione importante e ludica, ma per creare spazi che siano a servizio di quella che ci piace definire l'economia della conoscenza. L'operazione che dovremmo fare è di prendere in consegna la caserma di Cocco, stimarne il valore definitivo e quindi fare la stessa cosa per i beni che metterà a disposizione il Comune, in modo tale che vi sia un'equivalenza di valori. A quel punto potrà avvenire la permuta ufficialmente.